Rame Design Art parte da Salute Mobile con un'intervista esclusiva a Daniele Lavo. Noi vogliamo soltanto aziende che riescono a tutelare la creatività e incidere proprio sul mercato anche la nostra originalità di italiani. Per noi il design è una cosa che ha a che fare con l'attrazione universale, quindi non vogliamo essere eccessivamente inclini alle mode o ai dettami di alcuni mercati. E questo ci consente di avere una grande competitività nel mercato nazionale, ma di avere anche una grande competitività in termini globali. Questo qua per noi è molto rilevante perché negli ultimi 10-15 anni abbiamo costruito una personalità della marca che ha a che fare con dei tratti distintivi del prodotto. Per noi è fondamentale che la community riesca a riconoscere un prodotto Lavo e che non possa essere una cosa che è uguale a mille altre. Quindi questo valore dell'originalità per noi è un asset strategicamente molto rilevante e deriva solo se hai una capacità di generare dei pensieri originali a monte sulla strategia del design. Ebbene, torniamo nel nostro viaggio, il nostro itinerario continuo. Mi sono Erika Cervis, un uomo che è collegato a una famiglia importantissima, appunto la famiglia Cervis, che nella storicità ha marchiato diversi prodotti importanti del design italiano, e adesso è qui con me Enrico che ci racconterà come potenziare la creatività degli prescrittori italiani, degli architetti che dall'Italia si muovono all'estero. Quello che stiamo presentando è proprio il frutto del lavoro che abbiamo portato avanti con i nuovi direttori artistici David Lopez, Quinn Coches e Francesco Meda a seguito dell'acquisizione con MDF Italia. Tu sai che, come dicevi, Acerbis è uno dei marchi più storici del settore. Siamo stati tutti d'accordo che sarebbe stato bello ricordare anche chi, dei prescrittori, come tu hai detto, più giovani, che non hanno vissuto magari gli anni 60, gli anni 70, gli anni 80, quello che Acerbis ha significato nella storia del design. Quindi siamo partiti da un viaggio entusiasmante nell'archivio storico di questo brand che oggi ci ha dato la possibilità di trovare dei tesori veramente che sono i capolavori insieme ad alcuni dei più grandi designer della storia italiana. Parlo di Magistretti, Frattini, Nanda Vigo, Stoppino, Lele Massimo Vignelli, Roberto Molsani. E quindi abbiamo deciso di presentare una collezione che si chiama Remasters. Questo nome nasce da una molteplicità di significati, appunto i maestri del design, i masterpieces, quindi i capolavori che hanno fatto la storia di Acerbis, e però la parola più importante è proprio la remasterizzazione, cioè non è una semplice riedizione, e qui veniamo alla creatività. L'apporto di David Lopez, Quinn Coches e Francesco Meda è stato essenziale perché con il loro approccio fresco, giovane, di designer di nuova generazione, hanno saputo dare a questi pezzi classici una nuova vita. Hanno dato con i colori, con la materia, in alcuni casi riproporzionando gli oggetti, in altri casi aggiornando la tecnologia, perché ovviamente in 40 anni sono cambiati i sistemi di illuminazione, le tecnologie delle cerniere, partendo, come dicevo, da dei progetti che erano talmente d'avanguardia quando sono stati ideati che con questi tocchi, questi aggiornamenti, in molti casi sembrano disegnati oggi. David Lopez è architetto, è un architetto cresciuto allo studio Lissoni Associati, credo che questo l'abbia imparato molto bene, perché Lissoni è unico nelle linee, è unico nell'essere sobrio. Essere modulabile oggi è molto importante perché puoi trovarti a fare progettazioni di qualsiasi tipo in qualsiasi luogo del mondo, essere globalizzati oggi il più possibile, gli stili si sono miscelati e troviamo tutti gli stili magari con varie combustioni all'interno della stessa casa. Sicis, secondo me, ha colpito anche questo obiettivo. Io credo che Sicis però abbia fatto forse un passo in più. Può darti comunque una panoramica di tutto il progetto, quindi tutta la casa, interno e esterno. Diciamoci anche qualcosa in più, perché noi partiamo dalle pareti fino ad arrivare all'integrazione anche dell'illuminazione. Assolutamente sì, infatti hai colpito il segno, perché il tema di quest'anno del Salone del Mobile, del nostro Salone del Mobile, è appunto Grand Tour, quindi è un viaggio nel mondo dalla parte appunto del sud, del Sudafrica, del Sud America, fino a una parte più contemporanea, per arrivare appunto a una parte dell'est. Quindi sono tutti differenti culture che entrano nell'arredamento e differenti stili. Questo perché vogliamo appunto garantire a tutti i nostri clienti differenti tipi di stili a seconda appunto delle loro esigenze e delle loro caratteristiche. Per cui è ovviamente tutto complementare alle nostre superfici, che ovviamente si inglobano perfettamente al nostro arredo.
il nostro prodotto è piuttosto semplice da strutturare e da studiare, soprattutto con le nuove lastre di vetrite che vedete dietro, che è appunto il nuovo prodotto che abbiamo lanciato, che è un prodotto assolutamente fantastico che può essere usato sia in architettura da esterno che in architettura da interno, può essere curvo, può essere retroilluminato, e questo permette ovviamente un enorme uso e anche soprattutto una grande facilità. Un incontro con SICIS, con un vostro responsabile, un vostro product manager oppure una persona che si occupa del mercato di SICIS, secondo me può essere molto importante per i prescrittori, un incontro informativo di tutti i vostri prodotti, perché può aprire anche delle progettazioni anche importanti all'estero. Sì. E allora ti chiedo questo consiglio, Gaia. Cosa consiglieresti agli architetti italiani per affrontare le progettazioni, diciamo, fuori Italia? Ma informarsi, la maggior parte di essi sono molto informati, ma come dicevi tu, c'è sempre qualcosa da conoscere, qualcosa da scoprire che non c'è e che magari di cui non pensavi. E quindi ci sono talmente nuovi prodotti e talmente nuove cose che possono attrarre, che possono proprio essere la chiave, quel punto di volta del progetto che stanno cercando, che effettivamente sta anche a noi ovviamente il compito di informarli e di fargli conoscere un mondo meraviglioso che può far sì che i loro progetti internazionali abbiano quel qualcosa in più per essere ricordati. Credo che sia proprio importante partire da qui, da questa azienda che si chiama Essentia, che è un'azienda che si occupa da tanto tempo anche di nuovi modelli di casa e di come l'arredamento sta andando verso un futuro. E secondo me, dagli studi che ho fatto, dal piano editoriale di Kami Design Art, credo che Franco Cappellini possa rappresentare veramente i futuri scenari che l'arredamento possa accogliere anche per le forniture all'estero per i nostri prescrittori. Per voi al Salone del Mobile 2022 con Franco Cappellini, un uomo che mi racconta l'azienda di famiglia, ma non solo la sua storia, ma mi racconta i nuovi scenari. E adesso lascio la parola a lui. Quello che noi stiamo facendo con il logo Essentia è il creare una casa che abbia delle atmosfere nuove, che abbia dei colori nuovi, che abbia delle proporzioni diverse rispetto a quanto si è visto. Per fare tutto questo, è chiaro, è fondamentale ed è stato estremamente utile avere un passato storico, un passato in cui l'azienda si è sempre cimentata nell'utilizzo di tanti materiali nuovi. Cioè, quando si uniscono pezzi che hanno a priori delle proporzioni particolari, delle proporzioni anomale, ma che una volta combinati insieme riescono a creare un ambiente sofisticato, un ambiente elegante, un ambiente unico, un ambiente, oserei dire, globale, perché oggi bisogna pensare e ragionare in maniera globale. Quello che noi stiamo facendo sempre di più è quello di proporci come, diciamo, dei partner ideali, no? per gli architetti, soprattutto diciamo per quelli italiani che oggi sono come dire, sempre più ricercati, sempre più desiderati nel panorama internazionale. Quindi oggi una realtà come Essentia è sicuramente un partner che è in grado di fornire qualcosa di unico, qualcosa di altamente personalizzabile, qualcosa che diciamo ha una sua fortissima peculiarità nelle forme, nelle lavorazioni, nella capacità di combinare colori, ma che è anche estremamente versatile e flessibile, perché diciamo l'architetto italiano oggi in un'azienda come la nostra può anche solo cambiando i colori, cambiando i materiali, indirizzare il prodotto su una pluralità enorme di mercati, quindi può veramente utilizzare lo stesso divano anche con dei colori diversi, con dei materiali diversi, per poter essere destinato a paesi estremamente diversi tra loro, che può essere il mondo, anche il mondo scandinavo, anziché il mondo dell'Australia, anziché il mondo americano, quello diciamo dell'Europa continentale.